capodanno cinese varia ogni anno perché si calcola a base del calendario lunare anziché solare come utilizziamo oggigiorno. Quindi questo è l'anno della scimmia. La scimmia è uno dei 12 segni zodiacali tradizionali cinesi, quindi la scimmia, come sappiamo, che rappresenta una figura molto agile, intelligente e per i cinesi anche molto simpatica, con il suo umorismo e molto spirituoso. Shaolin è una cultura tradizionale cinese. C'è 1500 anni di monaci tramandato questa cultura. Questa cultura racchiude tre culture: Chan, meditazione, medicina cinese tradizionale e anche arti marziali. Cucina cinese per il momento sono una cucina più buona di tutto il mondo, no? Lei sta realizzando i ravioli, lo fa con una facilità incredibile, vediamo come si fanno questi ravioli. Questo è un albero che abbiamo preso, però adesso non si vede tanto perché è coperto dagli auguri con un ideogramma che rappresenta la primavera. Tipica posa del Sun Wukong, il re scimmia, ok? Buon anno nuovo!